Salvini contro LLY Schlein. Vergognose parole su episodio di Pisa. Matteo Salvini ha recentemente espresso il suo punto di vista riguardo le forze dell'ordine e gli eventi di Pisa, sottolineando la delicatezza e l'importanza del loro ruolo nella società. Durante un intervento alla scuola politica della Lega, ha difeso l'integrità delle forze dell'ordine, rifiutando l'idea che possano essere considerate come un corpo di biechi torturatori. Ha ammesso che, nonostante la possibilità di errori, è inaccettabile che vengano generalmente criticati o messi sotto accusa. Salvini ha inoltre evitato di commentare direttamente le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, relative agli scontri di Pisa, rimarcando invece l'importanza di evitare conflitti e sottolineando le difficoltà quotidiane incontrate dalle forze dell'ordine. Ha condannato fermamente gli atti di violenza contro poliziotti e carabinieri, definendo delinquenti coloro che agiscono in tale modo. Ha anche accennato alla figura del generale Vannacci, esprimendo stima e supporto, nonostante le controversie. Salvini ha poi commentato la situazione del ponte sullo stretto, ironizzando sulla sua indagine preventiva. Dall'altro lato, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha criticato il silenzio del centrodestra e di Giorgia Meloni riguardo gli eventi di Pisa, invitando la Presidente del Consiglio a prendere posizione in Parlamento. Schlein ha sottolineato la necessità di una riflessione sulla gestione dell'ordine pubblico, evidenziando che gli episodi di Pisa non sono un caso isolato. Queste dichiarazioni riflettono le diverse posizioni politiche sull'approccio alla sicurezza pubblica e la gestione delle forze dell'ordine, nonché sulle responsabilità dei leader politici nei confronti di eventi di rilevanza nazionale. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.